3, 2, 1. Buongiorno a tutti, siamo nel borgo di Falcinello, primo trofeo Memoria Scattina. Siamo con l'arcigna Sabrina Paci, prima di categoria. Allora, intanto complimenti, che impressioni su questa corsa? Una bella corsa, bella faticosa dall'inizio alla fine, perché comunque è una gara dove devi tenerti sempre costante. E anche la piana di Falcinello non è piana, ma è salita dall'inizio alla fine praticamente. Dove hai trovato le maggiori difficoltà? Sul falso piano o mentre stavi... Sul falso piano, perché bisogna secondo me tenersi meglio per poi poter tirare un pochino di più in salita, averne di più in salita, e io ho avuto difficoltà con il falso piano. Come hai finito? In crescendo oppure hai sofferto gli ultimi chilometri? Io ho sofferto tutti. Comunque un risultato che ti ripaga di tanti sacrifici. Ricordiamo Sabrina Paci, classe 1971, quest'anno hai vinto, ti sei tolto diverse soddisfazioni, hai vinto il 3 delle Apuane. Sì. Ci puoi descrivere questa esperienza? È bellissima, a parte che a me piacciono i trail, cioè per me correre nei sentieri è una cosa bellissima. Niente, mi è piaciuto tantissimo perché è molto faticosa, perché sono 30 km tirati dall'inizio alla fine, quindi molto faticosa, però bella, veramente bella. Poi il paesaggio, i laghi, no, mi è piaciuta tantissimo. Ma puoi dire da quanti anni è che corri e come ti sei avvicinata al mondo degli arcigni? Allora, io corro, ho iniziato a correre da giovane, diciamo così, per hobby. Poi che corro proprio, che faccio questo tipo di competizioni, saranno 5-6 anni. Gli arcigni l'anno scorso, perché conoscevo alcune persone del gruppo e niente, mi avevano chiesto di entrare, che comunque era un gruppo di ragazzi giovani. E in effetti è vero, c'era un gruppo bellissimo di persone con cui mi sono trovata subito bene. Dove trovi il tempo di allenarti e poi di realizzare queste prestazioni, visto che voglio dire... Il tempo di allenarmi tra lavoro, bambino, cioè, appena 5 minuti vado. Bisogna che ci organizziamo anche con Luca, perché comunque siamo in due con un bimbo piccolo, quindi quando torna uno parte l'altro e viceversa. Ecco, mancano ancora 3 mesi alla fine della stagione, che cosa ti prefiggi da qui a dicembre? Allora, mi piacerebbe fare la Tartufo Trail. Tartufo Trail dove? È a Calestano, però adesso vediamo, perché anche lì bisogna vedere un pochino con i tempi. Mi piacerebbe riuscire a fare la 50 km. Bene, con questo augurio ti auguriamo ogni bene per il prosieguo della tua carriera. Un grosso in bocca al lupo a Sabrina Paci, qui da Falcinello. Un ciao a tutti, forza! Forza Cigni!